Neven Spahia, allenatore croato che ha guidato la sua nazionale in due edizioni dei campionati europei, 2003-2005. Il suo palmarès descrive in maniera precisa la sua carriera. In Lituania un campionato più una Lega Baltica con Lietuvos Ritas. In Israele due campionati e una Coppa di Lega con Maccabi Tel Aviv. In Spagna un campionato e una Supercoppa con Saski Baskonia. In Turchia un campionato e una Coppa di Turchia con Fenerbahçe Ulker. Poi tre Coppe di Slovenia con Union Olimpia Lubiana. Una Coppa di Croazia con Cibona Zagreb. Un Eurocup nel 2010 con Valencia. Coach Spahia è stato anche assistente per tre stagioni agli Atlanta Hawks e per due ai Memphis Grizzlies, oltre ad aver allenato una stagione a Shanghai. Nel 2004-5 è stato a Roseto ed è tornato nel nostro paese nella passata stagione alla Rayer Venezia. Coach Spahia, con l'ausilio ancora di Tommy Luppi, conclude la giornata con l'argomento Open Court Solutions. Neven Spahia. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di parlare di questo topic che io per stasera voglio salutare, voglio dire che sono molto molto contento di essere parte di questa clinic e essere parte da voi. Sono molto contento di tornare a Italia dopo di 18 anni, è lungo, già ho dimenticato parlare, dunque questa clinic parlo inglese, scusatemi. Prossima volta italiano. Grazie mille. As you have over there. Andremo a parlare di soluzioni in campo aperto, di come correre il campo, e la cosa che mi è piaciuta molto nell'ascoltare Coach McKillop prima è stato innanzitutto la grandissima energia con cui ha affrontato il clinic, e questo mi fa, dice, ben sperare, perché a quell'età avere ancora tutta questa energia è un'ottima cosa, mi fa ben sperare per il mio futuro. E in più la bellezza di avere dei coach che allenano a livello di college o di high school, quindi di liceo, che sono coach che veramente insegnano il gioco della pallacanestro e non semplicemente gestiscono come può essere magari a livello di professionisti. Ha menzionato in particolare due cose e le ha ripetute spesso: il palleggio e ancora di più l'abuso del palleggio e il fatto di correre e di non sprintare abbastanza. E questo probabilmente è una follia, e questa è la grande differenza tra chi come lavoro fa il professionista nel mondo dello sport e chi vive la vita quotidiana, che nel nostro caso bisogna correre. Passare la palla è molto più veloce che non correre, e chiaramente utilizzando molto il palleggio togliamo la possibilità a un altro giocatore di correre molto più velocemente in attacco e di avere soluzioni più veloci e anche più semplici. Quando sono arrivato a Venezia quest'anno, chiaramente ho portato la mia filosofia di pallacanestro e ho cercato di cambiare le cose il più possibile per quanto io potessi fare. E io sono molto concentrato sui numeri e sull'analisi dei numeri, e la nostra squadra era per ritmo di gioco tra le peggiori, e alla fine della stagione regolare, prima dei playoff, abbiamo finito al secondo posto per ritmo, per pace, solo secondo a Varese. Noi non teniamo monitorato il palleggio, e io do molta attenzione a questo dettaglio e guardo che i miei giocatori sì utilizzino il palleggio, perché bisogna utilizzare il palleggio, ma non abusarne, non utilizzarlo troppo. Ah, ok, quindi quest'anno un suo giocatore ha speso tutti i 24 secondi palleggiando per 27 volte. Ed è stato un disastro, e quindi ho cercato di spiegargli che non era questa la maniera in cui io volevo giocare a pallacanestro e non era questa la mia filosofia. E c'era un altro giocatore all'interno della squadra, un'ottima persona, però aveva questa abitudine, questo difetto, che non correva al campo. E quindi gli ho fatto vedere il video della partita dopo la partita, e secondo me far vedere il video è una delle cose più importanti dopo la partita, letteralmente passeggiando, corricchiando durante il contropiede. Di solito quello che capita di vedere è vedere i giocatori corricchiare in difesa, perché nessuno vuole giocare in difesa, ma quest'anno mi è capitato per la prima volta in carriera di vedere anche in attacco un giocatore corricchiare, e la mia mentalità è quella di cercare di correre il più possibile e di forzare
la difesa a giocare contro delle situazioni di mismatch. E il prerequisito per poter correre in attacco è giocare una buona difesa ed essere una buona squadra a rimbalzo difensivo per poi correre in attacco. Appena recuperi la palla devi correre. Difesa, rimbalzo, corsa, spaziatura e tempo. La pallacanestro è un gioco di cambio di velocità, ma allo stesso tempo anche il timing è molto importante, ha uguale importanza. Quindi cambiare il ritmo, e quindi per essere in grado di cambiare il ritmo la prima cosa da fare è essere in grado di vedere e leggere le situazioni, come il coach prima ha anticipato nel suo intervento. Quindi non è solo quanto correre, ma anche come e quando correre. Non starò a parlare di situazioni da palla recuperata, da steal, ma diciamo le situazioni regolari di rimbalzo, rimessa dopo un canestro e cercare di correre e andare in attacco. La prima regola è quella che io chiamo la regola dei 4 secondi. Quindi la prima regola è che chi recupera la palla ha solo 4 secondi o deve fare entro 4 secondi il campo per andare di là. Se lo fai più velocemente non c'è nessun problema. Ma sono sicuro che quando sorpasserò la metà campo avrò 20 secondi per poter fare il mio attacco. Chi è che può portare sulla palla? In teoria, se anche il 5, il lungo, prende il rimbalzo, io gli do l'autorizzazione, la possibilità di spingere la palla in attacco. Questo chiaramente dipende dai giocatori che abbiamo a disposizione, non tutti riescono a farlo. Se hai Tavares del Real Madrid chiaramente non gli chiederai di fare questa cosa, ma se abbiamo un giocatore che è capace a fare questo glielo lascerò fare. E dal primo giorno subito insegnerò ai miei giocatori come correre il campo, come aprire il campo e come fare la transizione dalla metà campo difensiva alla metà campo offensiva. 5 bianchi. 5 bianchi. Play defense. Imagine. Immaginate di giocare in difesa. Imagine the player. May I ask a position? I just need for this clinic position, no matter what position you are. Quali sono più o meno le vostre posizioni? I cannot say that anybody is here 5 or 4 or 3. You know, maybe you are 1. I don't know what position you are. Qual è la tua posizione? Lui. Number one. You one. Let's say you guarding someone here. You. Che posizione giochi? Guarding someone on shooting here at the 45, and you 3, someone in the corner 5. Now can be Tessitori shooting for 3 in the corner, but not Tessitori, now is Tavares. Okay, and you are there. Negli ultimi 10-15 anni la pallacanestro è cambiata tanto. Oggigiorno ormai consideriamo tutti 4 giocatori perimetrali, e anch'io nella mia squadra considero il 4 uno stretch 4, quindi un giocatore perimetrale quasi come fosse una guardia. For 3 points. Alcuni allenatori chiamano ancora questo ruolo un finto 4, ma in realtà io considero il 4 proprio un giocatore esterno che può tirare da 3 punti. Ok, that's mean someone shoot the ball, you put the ball on the glass and do the rebound. Okay. And now what I'm asking from our players, you sprint, keep open. Okay, stay there. And now his point guard, and you will see a lot watching any level in Europe that they're asking him to get back and to receive the ball, okay, pass the ball to him, and you guys running. Okay, go back. Vedrete, go back, stay there. A qualsiasi back, livello back, che verrà chiesto back, torni, alla point guard, al playmaker, di venire a prendere la palla bassa, l'apertura bassa e spingere. What is the difference in my system, what I'm teaching, when he has the ball, and let's say he was the one far away from him, he's the first one to running, no matter if he's point guard, shooting guard, or I don't know who. You running your wide open, you also wide open, you guys running, put the ball on the floor, put the ball, run. If you can hit the ball to him, pass the ball to him and finish. Now from this basket try to do that on opposite side, like the same situation. Giochi difesa qua, metti pallone sul glass, come si dice, e torni sul tabellone. Sì. Okay. Let's go. Pass the ball. Okay.
That's mean. Stop. I have no problem to do that. Now you can ask me, what if they're playing defense on him? What if he has no pass? I'm talking about a situation when it's possible. That means I will not ask every time my big to stop and to pass the ball. Because when I'm five now, let's go guys, run front of me. When I'm running, stop. I'm instead of you now. I'm instead of you. You get out. That means when I'm running with the ball as a five man and four people in front of me, all of us are involved in the basketball attacking to the opposite side. As soon as I'm go back. Quindi la differenza nella filosofia del coach è che non chiede al playmaker di scendere basso a prendere l'apertura per spingere il contropiede, ma se anche il playmaker è il giocatore più lontano, è il primo che va a correre e deve correre, non deve tornare indietro. And let's say now you come back, you're running, pass the ball. Now it's one player less in the combination. Now maybe you don't see clear what I'm talking about. Quindi l'idea è quella di non far abbassare il playmaker, perché altrimenti togliamo un giocatore alla transizione offensiva che può correre avanti. E ha fatto l'esempio del giocatore che ha messo sotto contratto quest'anno come lungo, come numero 5, Bruno Caboclo, e la sua idea è quella di utilizzarlo per fare le aperture, per cercare di passare la palla avanti direttamente, e continuerà a farlo finché non si accorgerà se effettivamente non può farlo. Quindi dargli la possibilità di farlo, e nel caso in cui poi chiaramente non fosse in grado, cambiare, ma fino ad allora continuerà a farglielo fare. Not to go player by player, whoever from 1 to 5 received the ball has a right to put the ball on the floor and hit the head. That means 5, 1, 3, 4, I don't need to repeat the situation, all of them. Quindi chiunque dei cinque giocatori ha la licenza di spingere la palla in attacco con passaggi o con palleggi. Okay, but let's say that's one of the situation after rebound. But let's say what we want to do on the open court when they score, how we want to attack them. Let's one example when five is inbounder. Quindi quello di cui abbiamo parlato fino ad ora è la situazione da rimbalzo in cui tutti i giocatori sono in gioco. Parliamo adesso della situazione da rimessa quando il 5 fa la rimessa dal fondo. Bring the ball here. Okay. Who is four here? Chi è il 4? Chi è 4? Okay, you are 4. Okay, no problem. That's mean pass the ball, get open, run. Wide open, go run. Let's say we change rhythm because we didn't have an open situation, we didn't pass the ball. Now we're coming to the point when I said what we want to do when we are not overnumbered, when we don't have easy layup. How we want to attack and what is the solution without calling offense. Ora, adesso questa situazione è quella in cui non siamo riusciti a spingere la palla velocemente avanti e non siamo riusciti ad andare a fare una conclusione semplice subito, ma vogliamo comunque arrivare in corsa e non chiamare il nostro gioco. Coach McKillop said something about spacing. I'm going to show you what is the spacing for me in the modern basketball. Coach McKillop prima ha fatto vedere lo spacing nella transizione offensiva, adesso vi faccio vedere quella che secondo me è la spaziatura da utilizzare nella transizione offensiva nella pallacanestro moderna. Let's say position 4. Posizione del 4. No, don't pass the ball. Let's say don't pass the ball. Has right to go to the low post. Il 4 ha il diritto di andare a giocare in posizione. You are open to the side. Yeah, keep on. The five man gotta stop at the top of the key. Il 5 si ferma in punta. Approximately 1 meter far away from the line. Approssimativamente un metro lontano dai tre punti. No matter if he is good shooter for 3 points or no. Non c'entra se sia un buon tiratore da tre punti oppure no. Ok, va bene così. The opposite player of the ball also the same. I don't want my players to touch the 3-point line.
I want to spread the court as much as possible. Non voglio che corner. I miei giocatori tocchino coi piedi la linea dei tre punti, ma voglio aprire il campo il più possibile e li tengo un passo fuori dalla linea dei tre punti. Okay. That means this is a first setup. That means from now there is so many options. That means low post pass, do not pass. Pass to the five with the swing option, and let's say pass the ball there. Pass the ball there, enter inside for the high-low. Let's say nothing happened, he passed the ball there. Okay, then you run to the open corner. Then run back to the open corner. You can go follow, but you can. But right now I want to explain to the coaches different thing. Keep the corner, keep open. That means we have like a five people out. Quindi da questa formazione abbiamo tantissime opzioni, la palla in post basso al 4, la possibilità di ribaltare dal 5 e farla alto basso, o anche in caso di ribaltamento aprire il 4 e aprire il campo e giocare 5 fuori, quasi come fosse giocare a pallamano, ma in realtà non è giocare a pallamano. Pass the ball back to... Pass the ball back. Yeah. Okay, good. Keep the ball. That means, like I said, this is a right spacing. Let's teach the swing option. Swing with insegniamo away. Insegniamo pass l'opzione ball, del ribaltamento. Pass the ball. Little bit more open. Let's say stay in his line. You do not go. Stay in his line. Little bit. Are you shooting for three? Tiri da tre punti tu? Sometimes. Come puoi giocare pallacanestro se non puoi tirare per tre? This is like a swing screen away. Go screen away. Quindi ribalto, okay. E blocco dall'altra parte. Come here. Pass the ball. And now we have two options here with point guard. The first option is screen for the pick and roll. Qui abbiamo due opzioni per il playmaker. When you pass the ball, you interchange. But how interchange? That means when you pass the ball, you make your player busy. Go on opposite side and you go on his place. Go there. And you play pick and roll. You roll straight to the basket. Now as he going to the basket, you open a little bit more. When he's moving, you move one step. As he move one step, you move one step. Okay? You have to read what defense doing. If defense hedge, you know hedge? Edge è uscire sul blocco, quindi fare come difesa chiama che esce sul blocco. Allenatore hedge quando difesa come chiama il tuo forte... allenatore quando la difesa sul blocco esce a coprire la difesa. Ok, uscito. Ok, quindi se la difesa fa hedge, quindi esce sul difensore del blocco, tu devi accorciare la distanza. Se invece non fa hedge, tu puoi rimanere lì, e se lui penetra, tu mantieni la spaziatura e rimani in angolo. Ok. That means now, after this pick and roll, pass the ball to him and he's gonna do layup. Can we do it on opposite side, but from here? Now you facciamo five da qui inbound. Andando di là. Hop. It was not like this. You should be on this side. Questa non era la spaziatura di prima. Altra volta, eh? One more time. You should be. Otherwise, hey, it can happen in the game. That means I don't want to overdo. I go step by step in the system, because now we have the three players in the same line. The first one should overload. You understand? The guys, the one from the corner, three players in the line should overload. But they didn't repeat the situation I wanted. They didn't repeat the situation. Come back. You're gonna get open there. Come back where you was before. And you run. You have to run. I know it's a long day for you guys, but you have to run. I get open. Let's go. Full speed. Okay. Pass. Okay, nothing. Pass. Screen away.
pick and roll, cut, pick and roll. Oh, wow. Guys, can you do it a little bit faster? Can you do it a little bit faster? That means swing, swing, screen away, pick. Potete farlo più velocemente? Hi, hi. Andiamo, andiamo. Tough for them. Pick. Okay, stop. Fermo. Look at them. Both of them. Come out. That means don't afraid to spread the court. Why are so stiff? Why they afraid? Non abbiate paura di aprire il campo. E di che cosa avete paura adesso a fare questo esercizio? Non è così difficile. L'avete fatto in un senso, potete rifarlo nell'altro. I inbound one more time, let's do it a little bit more fluid, that's visual, coaches are visual, they want to see it a little bit better. Hey, let's go, come here, hey, let's go, sprint, go, veloce, low post, go, low veloce. Post. Pass, screen away, pass, free pick, nice, excellent, bravo. Ottimo. Bravo. This is a, like, basic option. Questa è l'opzione base. Let's do the second, which is the basic option. We're still talking about the five, like a second big. Let's go corner. Vediamo la seconda opzione sempre con il 5, che è il secondo lungo che arriva. Okay. Swing. Rivolta. Swing. Rivolta. Non vi dimenticate che questo spacing è per attaccare anche dopo il ribaltamento. La mia filosofia è tenere lo spazio aperto, correre, muovere la palla e anche soprattutto leggere. Se lui vuole attaccare in penetrazione, lui può farlo, non c'è nessun problema. He didn't do it, screen away. Okay. Come here and instead to repeat, go to the elbow, pass the ball, stop. Stay. That means we have now new situation. And now from this situation, you can create whatever you want. The first one, let's say, split to a new, you screen for him, okay? And now you read. Or you're going to cut, or you're going to curl, or you're going to cut and you're going to go up, or you're going to stay there, depend where is your player, or you do split, okay? Let's go to the basket, go inside, give me the ball, go back, do the same. Three people here, immediately. Two main game with the four, roll, that means four and five are on the same side, the small people are there, as soon you cut, you go up, you go there, you corner, and we're playing two main game. Let's say we don't have it, pass the ball to him, attack to the basket, and hit the corner corner three, you can take a shot. Okay, that means two basic options when five is second big. First was like pick, repeat. Second was elbow option. Quindi abbiamo visto due opzioni base, sempre con il 5, che è il secondo lungo che arriva. La prima era ribaltamento, blocco e riblocco sulla palla. La seconda invece ribaltamento e giocare col post alto e giocare a due sul lato forte. Don't forget, I'm instead of you. Pass, screen away. Okay, then I can cut. Pass is there. You have the ball. La palla ce l'ha lui in ala. Okay, That means, as soon I teach my players, I'm going to screen, and now I see my defender do the step to help it. I'm doing step to the basket to dunk the ball. Se qui vedo il mio difensore che aiuta sull'uscita del blocco, io posso tranquillamente leggere, fare slip, andare al canestro. Provate a farlo. Try to do that. Okay. Pass. Ribaltamento. Let's go. Pass. Okay. Leggo. Puoi fare questo? Tu capisci? Dunque, screen and goes to the basket and dunk the ball. You pass to him. Pass, screen. Let's go.
Yeah. Okay. That means also the third option of the elbow situation. Go there. Vediamo la terza opzione della situazione con la palla a lungo in gomito. That means when you pass to me, I open face to the basket, do your cut, spread, okay, one more time, going there, or I'm attacking, and pass the ball, or even alley-oop pass. But we still not calling offense. Let's go back. Un'altra opzione con il post alto è dare la palla al post alto e il post alto, il 5 si apre e si mette faccia fronte al canestro e da lì gioca con i tagli sul lato debole o giocando a due con il compagno sul lato forte. Let's do the situation. Let's rebound. Andiamo da rimbalzo. Hold on. One is on the right side. Two. Come two. Anche il 2. Okay. Great. You was four was 4 e mezzo al campo. Top of the key defense. Play defense. Play bravo, play. Stay there exactly like that. Pass. Okay. Put the ball on the stop. Fermi. Stop. Put the ball on the floor. Hit him. You stop. You as a first big run to the rim to receive the ball from him because no, you stay here. Tu sei il primo lungo, quindi corri verso il canestro per ricevere la palla da lui. Rim run, and you open, okay? You get open, okay? Keep going. Vai avanti. Keep going. Okay, stop. You, let's say we didn't pass the ball. We didn't pass the ball because defense get back. Change rhythm. Again, post up, swing. And do the same. And do the same. Uguale. Do the same. Uguale. Okay. Or you're gonna play pick, or you're gonna play repick. Go back one more time. Quindi la prima opzione era in ogni caso di arrivare di là e giocare il pick e repick con il blocco sulla palla per l'uno, quindi per il playmaker, per la point guard, ma può anche succedere nelle regole del coach, siccome da molta libertà, che la palla arrivi in quel punto non alla point guard, quindi a qualcuno che non è così bravo a giocare il pick and roll. That means we have such player in the team. We don't let them play pick and roll. We do with them more cut, running and different stuff. That means I'm one of them. I'm going to pass the ball to him, screen away, pass the ball to me, immediately DHO and pick with him. And you can surprise here, or you can continue, step up, and you playing pick and roll with him. Can you do it? Possiamo avere la situazione in cui non vogliamo giocare il pick and roll con questo giocatore perché non è il nostro miglior giocatore di pick and roll e quindi preferiamo muovere la palla, farlo uscire dal blocco, poi giocare dribble and off e giocare il pick and roll invece successivamente. Ok, let's go, pass, immediately, DHO, oh, pick and roll, vai. Andiamo. Rifacciamo. But do guys faster, do questo non esiste che hai fatto tu prima, questo non esiste, dammi il pallone. Oh, vuoi fare 10, oh, come. Stop and to wait, it's done. Because you will see sometime when you dribble the ball, his man gonna deny, then he gonna cut and you're gonna put the backdoor pass. That means do everything in motion, never stationary. Fate do tutto everything in movimento, senza fermarvi. Pass the ball. Let's go. Nice. Good. Roll. Okay. Little bit better. Okay. Stay here from half court. Tornate a metà campo. Let's say four opposite corner. Give me three here. Quattro nell'angolo opposto e il tre che è qui. No, lui non il 3, è qua. Il 3. Lui non è qua. Corner. Sempre di là. Ok. Stop. You are there. Ok. And now, like I said, it was
like a first option, swing screen away with the five men. We have inside action. We have side action. Side action is with him. That means, what is side action? Let's say I change rhythm, nothing happened, you get out. Nothing happened, come inside the three-point line, inside, and put the screen for me. A little bit higher, a little bit, you guys good. And now we will see what will happen. Let's say, In questa situazione laterale, giocando il pick and roll tra esterni, il blocco sulla palla tra esterni, è molto probabile che la difesa cambi e quindi abbiamo un vantaggio con un esterno più alto marcato da un esterno più piccolo. When I pass the ball to him, I have many options. First of all, mandatory immediately screen for him. Appena diamo la palla in post basso, obbligatorio il blocco lato opposto. You keep spacing, okay? That means also, you will not make mistake if you pass the ball, go back to your position, interchange. You will not make mistake. You go, come. Surprise. But you still playing, you can finish, you can hit the 3 points. Right, let's go from the half court. Now you are instead of me, bring the ball and let's go side action. Up top, okay. Yeah, let's go. Oh, yo. No. He need to play pick. Deve venirti a bloccare. Deve avere pazienza. Okay. Okay, he wants to pass to five. Okay, in just for your information, if it's not extra pass, if it's player in the corner is not open, let's say I can play on 3 point line after this screen, I can cut. I'm talking about five, or I can spread, and if it's not open for the 3 point, I'm going to play DHO and to post up, and all of you need to spread. Go back to the side action. Quindi nel caso in cui il 5 si aprisse e non ci fosse l'extra pass per il tiro in angolo, quello che può fare 5 è giocare un dribble and off con il 4 in angolo. Now I asked him to post up because we imagine switch. There's the second option, go to play pick. Adesso gli ho chiesto di andare in post basso perché abbiamo immaginato nothing, un cambio della difesa. Bring the ball to the corner, nothing happened, regular defense, screen for him, player screen, okay, go, okay, great, and now turn around, screen one more time, and curl to the basket, shoot. If he curl, you pop. If he stop for the shot, you go inside. Also, you, in that moment, it's all about reading, after this screen, go, and you can continue to screen for him, go, then you can cut, you go up, and you go to the corner. That means now up to you. Everything up to you. E qui sono tutte letture. È tutto una tua lettura, puoi decidere se uscire, se giocare col 5, se continuare. Get out! Yeah, let's go. Okay, guys, for them it's new thing, and they are afraid. By the way, I will not say nothing if they make mistake. I'm so sorry. Before I came here, I watched one more time my video playbook. I'm not that good by watching in the paper. You know, the coaches, lines, numbers. I'm not that good. I prefer playbook, video playbook. Every time when we finish the game, my assistant coaches need to take out the best example from the situation we practice. Then you have like a clear, I'm very visual, you understand? Per loro chiaramente la prima volta che lo fanno è difficile, avrebbero bisogno di visualizzare meglio, è una cosa che utilizza molto il coach, che fa fare ai suoi assistenti è di estrapolare anche dei video e cercare di essere il più
visivo possibile nei messaggi che manda ai suoi giocatori. Ok, let's go. Come without the ball. They playing offense. You guys playing defense. Ok, they're gonna shoot the ball, no matter if they. I neri sono in attacco, i bianchi sono in difesa, i neri tirano, i bianchi vanno di là e possono sfruttare le prime due opzioni che abbiamo visto, quindi o screen away e ripick oppure giocare con il gomito, sempre col 5 che arriva come secondo lungo. Let's go. Andiamo. Let's go, inbound. Vai, dalla rimessa, dalla rimessa. Ok, guys. Ok, fermo. Ok. I saw you open, but change rhythm. At the beginning I said speed, running, timing. Change rhythm. Let's say change rhythm and play something of these two situations. You guys so slow, I don't know why. You gotta be way faster. I tried to do it from the half court. Eh? Proviamo a farla a metà campo, vieni dovete qua, essere più qua, veloci, dovete farlo più velocemente. Open, space. Fate larghi, spazio. Let's go, what do you want? Ok, good, actually I love it, but I want, can you play, black team, can you play a little bit defense? Can you play defense? Possiamo giocare un po' di difesa, eh? Huh? Okay. I try to do swing option. Try to do swing. Fai l'opzione del ribaltamento e del blocco. Yeah, that's good scenario. That's good scenario. Let's say it was kind of double cut. That's very nice. Questa era una cosa particolare, sono avvenuti due tagli, okay, uno dopo l'altro. Black team out. Neri fuori. Ok, what is the first problem you're gonna see, you're gonna find when you start to play that? This is a very, very efficient, very, very efficient offense. But when the people start to scouting you, the first thing what they going to do is the next one. That means bring the ball there, bring the ball. Qual è il problema che possiamo incontrare utilizzando questa filosofia? Che quando le squadre avversarie inizieranno a fare scouting e quindi a vedere quello che andate a fare, applicheranno questa soluzione per impedirvelo. Deny qua. Di qua. Anticipa. That means as soon he deny, se lui anticipa, go to screen for him. Vai a bloccare dall'altra parte. Giochi difesa. Come back here. Pass the ball. Passaggio. And play pick. E vieni a fare blocco sulla palla. Okay. Go back. If we have the situation that on this side, because of this deny, is not pick and roll player, we have the same principle. That means DHO, and we end up at the same. Two open corner, pick and roll with a better player. Se capita lo scenario in cui chi riceve il blocco e diciamo è chiamato a giocare il pick and roll centrale sul riblocco non è un buon giocatore di pick and roll, possiamo continuare come abbiamo visto prima con il passaggio consegnato, il dribble HO e poi il pick and roll col giocatore che gioca meglio il pick and roll. Ok, three of you start from the half court. Tre che partono da metà campo. Ok, and you deny. Ok, bring, ok, let's go. Tu anticipa. Deny, go. Ok, pass, DHO. Okay, guys, do the option. Bring the ball. No. You come. Il playmaker porta la palla. Come. Il playmaker porta la palla. I'm talking to you. I bring the ball. And now you, he's gonna screen away. He's going to screen away, and you do DHO with him.
Adesso l'opzione è che facciamo un ribaltamento, ma siccome lui non è un buon giocatore di pick and roll, lui andrà a fare il passaggio consegnato con il playmaker e il playmaker giocherà il pick and roll col 5. Ok, this means bring the ball, deny, didn't go, pass the ball and go to 10. Pass the ball, pass the ball, go to 10. But in speed. Correre, non... Sì, dovete correre. Correre. Because guys, very... I'm going to do instead of him. I'm going to do instead of him. Lo faccio io al posto suo. Okay, screen. Okay, pass the ball. Go. Because I can surprise. I can go all the way. It's going to happen. Never stationary. Never. This is a nothing for me. This is a something. Come. Then I'm gonna go to the basket. Il passaggio consegnato, l'idea è farlo in movimento perché nel caso posso leggere e continuare la mia corsa e andare verso il canestro in penetrazione. Non fate i passaggi consegnati in maniera stationary, da fermo, stazionario. Go to the bench. Guard, I need a guard. Una guardia in difesa. No, him. Una guardia. Una sola. Una, defend him. Difendi su di lui. That's deny big. Now deny forward. L'opzione di prima era se il 5 è anticipato, adesso vediamo l'opzione pass in cui l'ala è anticipato. Pass the ball. Okay. È anticipato. He deny. Immediately both of you screen down. Screen down. Se lui è anticipato, le due ali vanno a bloccare giù per gli angoli. Left or right. E il 5 può scegliere se andare a fare consegnato con quella destra o quella sinistra o attaccare il canestro. I from the half court three players. A metà campo, facciamolo. Anticipa. From the half court. Oi. Pass, deny. Okay. Like coach said, finish your cut. He stop here. In my system, he's supposed to stop here. Come ha detto coach McKillop prima, dobbiamo sempre finire i tagli, quindi non vi fermate dentro i tre punti, ma continuate il taglio e finite fuori dai tre punti. I will never stop my players to shoot for 2 points. Non dirò mai ai miei giocatori di non tirare da 2 punti. But we want to shoot 3 points or to go to the rim. Ma noi vogliamo o tirare da 3 punti oppure andare al ferro. I have no problem if my player penetrate someone coming to help pull up two. Non ho nessun problema se quando arriva un aiuto il mio giocatore fa arresto e tiro da 2 punti. But for me it's most important that this player is on the 3 point above the 3 point line, very simple, difficult for defense to help, more space for the penetration. Ma la cosa importante è che chi sta in angolo apra lo spazio in maniera che sia difficile per la difesa aiutare e quindi tenere lo spazio più aperto possibile. Okay, we show that mean now in this demonstration we were always on the right side. There is no problem. We can play the same on the left side. There is no problem. 5 people outside to start to play offense. We demonstrate mostly of the situation with 5 was the second big. That is the situation where 4 is second big. That means it doesn't change our philosophy. 4 men at the top of the key. Quindi abbiamo visto le situazioni che possono essere, noi adesso abbiamo fatto gli esempi con la palla a destra, ma possono essere usate sia a destra che a sinistra, e sono state tutte situazioni in cui il 5 era il secondo che arrivava a rimorchio. Adesso guardiamo quando è il 4 il secondo che arriva a rimorchio. And that means it's very important if it's the ball on that side, you occupate strong side low post. Adesso invece è importante da che lato è la palla e il lungo è sempre sul lato forte in post basso. There is a couple of rules here. If it's 4 secondary big, the 5 men gonna stop at the low post on the strong side. Player in the corner, player on the strong side gotta go to the corner. Player opposite side of the ball
gotta be at the high quadrant. That means never in the corner. Quindi ci sono un paio di regole in questo caso, quando invece è il 4 che arriva come secondo rimorchio, e che la spaziatura deve essere questa. Quindi il lungo deve essere imposto sul lato forte, ci deve essere un giocatore in angolo sul lato forte, e il quinto giocatore è in ala lato opposto. That means now we can do the same swing. Swing. Diciamo che adesso facciamo la stessa cosa, ribalta. Swing. You are full of the ball all the time. Il 5 semplicemente segue sempre il lato della screen palla. Away. Screen away. Okay, great, great. Okay. Pass the ball. Okay, now it's pick and pop. It can be pick and roll. I don't say. Now you gotta read. If he, let's say Tessitore, everybody know Tessitore. Let's say I came very late in the Venice program, but now last month he has the freedom go play pick and pop with him. That means he had the freedom to come here. You can pop to the 3-point line, you can pop to the elbow. You always need to spread. Okay, spread. Not down. Spread. Okay, great. Or he can go to the corner. And believe or no, small attempts of the 3-point shot, Tessitore is the sharpest player in our team. He has even better percentage than Marcos Pissu. But I gotta be honest, a small sample. Let's say if we're going to practice, if I'm going to give him more freedom, I think he can have like one or two attempts at least per game more. Because I told you at the beginning, I'm very much about the numbers, and I will let him shoot more. I want Marcos Pissu to shoot more. I'm recruiting players on perimeter, minimum 37-38% of 3-point shooting for 4 or 5 attempts. It doesn't mean that you need to take that philosophy, but it's very important part of my philosophy, because if my 5, it's able to play in this system open, it's going to be a lot of space for the penetration. It's going to be a lot of place for the penetration. That means continuation always can be the same. That means he pick and pop, you play pick and roll. Okay, go. Screen away. Okay, pass, pick. Okay, pick and pop. Pass the ball. Pass the two-man game. Gioca due con lui. Gioca due. Okay. You can roll, you can pop, you can do whatever, you can come out. Okay. You can do whatever you want. Quindi per riassumere velocemente l'esempio che ha fatto il coach, quando il 4 è il secondo lungo che arriva, il 5 può giocare in post basso e muoversi da tacca a tacca, ma ha fatto l'esempio di Tessitore nella sua squadra alla fine di quest'anno, che aveva la licenza di aprirsi per tirare, e Tessitore su un piccolo ammontare di tentativi, chiaramente Tessitore non prende gli stessi tiri da fuori che prende per esempio Spissu, però era uno di quelli dei giocatori con la miglior percentuale, seppure su un piccolo numero di tentativi, e quindi al coach piace dare questa possibilità, questa libertà ai giocatori di scegliere, e che chiaramente negli esterni lui cercherà di reclutare, di mettere sotto contratto giocatori con alte percentuali da 3 punti, ma in questo caso è molto meglio beneficiare anche di lunghi che tirano bene da 3 punti, perché aprono molto di più il campo nella sua filosofia. Ok, pass the ball, swing the ball, screen. Ok, stay here. Ok, now pick and pop. Short roll, and you on the pick, like I said, you have this option too. Let's say nothing happened, you change rhythm, just go up, you bring the ball on the middle, bring the ball on the middle, and play horns option. From horns option, you can do whatever you want. Mostly of the coaches on the horns option immediately playing pick and roll with one. No, it doesn't need to be. I can pass the ball, go play two-man game. We go stagger there. Go stagger. Okay. That means, my mistake. Just single screen to opposite side.
If you are involved, it can be staggered. Try to repeat from the beginning one more time. That's quindi questa opzione invece che prevedere il pick and pop, prevede uno short roll col 4 che va play in gomito. Swing, play pick, go to the, okay. E quindi possiamo swing anche dopo successivamente okay pick, far salire il 5 per giocare un'azione di corna sia in palleggio che in passaggio. Ok, take a shot. You told me that you don't shoot in three point. Okay, David. I said many times to myself, every time, appreciate, thank you very much, you can sit. Grazie thank ragazzi, you, potete thank sedervi. I said to myself every time, when I'm talking to the coaches, I have to bring the film. I have to bring the film. La cosa che mi ripeto tutte le volte è che in realtà ai clinic, oltre al supporto dei ragazzi in campo, dovremmo sempre portare anche i video delle nostre squadre da proiettare su uno schermo, perché chiaramente cambia tutto tra vedere quello che fanno i ragazzi che si sono impegnati tantissimo, ma era la prima volta che facevano queste determinate cose, mentre invece può cambiare dal giorno alla notte vederlo in un video con la squadra che allena il coach. Quindi una cosa interessante che dice secondo lui, di cui tengono traccia con la propria squadra, è quello che loro chiamano assist, ma non in termini di passaggio per segnare come la statistica, ma assist nel senso di qualcosa che aiuta il compagno a segnare. Quindi running assist sono delle corse che permettono alla squadra di fare canestro, screening assist sono dei blocchi che permettono alla squadra di fare canestro, cut assist sono dei tagli, come ha fatto l'esempio nel caso di un pick and roll, che portano l'aiuto della difesa a collassare molto e quindi lasciare lo spazio aperto oltre la linea dei tre punti per un tiro da tre punti. E loro tengono traccia di queste cose, non sono statistiche che trovate nel box score di solito, ma loro con i loro assistenti tengono traccia di queste piccole cose che fanno grande una squadra. Qualcuna domanda? Stanchi tutti, eh? Niente, grazie mille per tutto, in bocca al lupo a voi, vostre squadre, per il campionato che viene. Ognuno da noi aiuta il mondo di pallacanestro tanto, e vi ringrazio per questo, grazie mille, ci sentiamo e ci vediamo. Grazie Neven, grazie anche a Tommy.